Dovrebbe incominciare. Allora, vuoi che raccontiamo la storia? Esatto. Allora, la storia è più o meno questa. Noi due? No, la storia è più o meno questa. Stiamo passeggiando vicino a un campo di girasoli. Esatto, spero che sta mi prendi. Là c'è l'autostrada. Ma dice stop, perché vuol dire che tra un po' dovrebbe... Là c'è un campo. Esatto. E là c'è il Mamma Mia. Laggiù c'è il Mamma Mia. La storia più o meno è questa. Per andare al Mamma Mia c'erano... Prima racconta negli ultimi mesi, scusa tanto. Allora, giusto. Ultimi sei mesi. Sei mesi vuol dire più o meno partì da gennaio. La macchina è stata presa ogni sabato da me o da Lillini. E eccolo. In rari casi, quando noi non riuscivamo, da Monti. Oppure Monti guidava. Io in macchina, sottolineo, io in macchina con Monti non ci sono mai andato di sabato. Il punto è questo. Stasera, primo sabato dell'anno 2008, che né io né Lillini prendiamo la macchina. Andiamo al Mamma Mia con due macchine. Una, Fulvio. L'altra, Giovanna. O Federica. Giovanna. Giovanna. Sono più o meno le ore 5 e mezzo, 6 di mattina. Anche. Noi usciamo dal Mamma. Iniziamo a cercare. Ah, premetto, Fulvio mi dice io vado via. E io dico guarda, tranquillo. Tanto vado giù con la macchina di Lillini. Con Lillo, che è da solo con Giovanna e Federica. Quindi un posto ce l'ho. Quindi vai tranquillo. Anzi, vengo pure a dormire a casa tua. Anzi, vado anche a dormire a casa di Lillo, perché le chiavi di casa mia erano in macchina di Fulvio. Al che il Mamma chiude, ci sbattono fuori, anche malamente peraltro. E noi cosa facciamo? Iniziamo a cercare Giovanna e Fe, perché non volevamo che rimanessero da sole in difesa al Mamma. No, ti butta fuori così tanto grossi. E allora cosa facciamo? A un certo punto le chiamiamo e alla domanda oi, risponde Federica, dove siete? La risposta è noi siamo in autostrada che stiamo attorno a casa. Al che e questa merita la zoomata. Al che, dato che io e qui presente Lorenzo siamo dotati di un buon self control, abbiamo detto al telefono, almeno parlavo io, parlando per tutti e due, ho detto ok, voi fate come vi pare, le scelte sono due, o andate a casa a dormire come lo volevano fare loro, oppure noi siamo qua su, volendo un passaggio lo cerchiamo. L'avevamo anche trovato, ma poi dopo ci sono stati dei problemi che ci hanno costretto a rimanere davanti al Mamma Mia. Nel senso, una ragazza pressoché sconosciuta che doveva Manuela, portarci giù in sette. E quindi ho detto giustamente io in sette non vorrei portarvi, mi dispiace Gianluca ma non posso. Giustamente io l'ho capito, aspettiamo. Al che un'anima buona, mio cugino Matteo, si fa avanti, telefona e dice guarda se avete bisogno vi vengo a prendere io. Le situazioni erano due, Lillini giustamente diceva guarda ci avemo bisogno, vi è ciappia. Io che mettevo avanti l'orgoglio ho detto no. Siete due troie. Ho detto no, se loro ci hanno voluto lasciare a piedi, allora se facessero i cazzi di loro, che noi un posto lo troviamo, andiamo a dormire al mare. D'altronde la strada non è mai tanto lunga, Picio la fece a piedi una sera, perché noi non possiamo. Al che Teo, anima buona e comprensibile, ha detto mettete da parte l'orgoglio. No, c'è pure la Loki. Oh, c'è una colazione, chiozzo. Aspetta. Guarda come viene l'attacco tutte quante. Per favore. Niente distrazioni, c'ha ragione. Quest'anima buona ha detto mettete da parte l'orgoglio che vi vengo a prendere. E adesso in macchina ci stanno tornando a prendere. Non si sa chi, non si sa se è vero. Giovanna. Soprattutto. Noi stiamo percorrendo la strada che da Senigallia, anzi dal Mamma Mia, porta verso Senigallia, sperando di incontrarli il prima possibile. E soprattutto, chiosso, prendi. Dopo mezz'ora che aspettavamo nel marciapiede davanti al Mamma Mia,
ci arriva la bella chiamata dicendoci: guarda, ma Adi dov'è? Ha detto: noi perché siamo solo a 10 minuti di strada, però se vuoi, se vi può portare a casa Adi, vi porta a casa Adi. Ciò vuol dire che sono stati mezz'ora a discuterne a Chiaravalle, no? Cosa vuol dire che tra 10 minuti siamo qua? Visto che io chiozzo sto video dura... Comunque... è cominciato da un quarto d'ora, Dio comunque, Cristo. La strada... una cazzo di è quella. Ci porta a casa. Le macchine... noi l'abbiamo trovata. Passano. Noi a casa, com'è? Ci torniamo perché i piedi ce l'avemo. Dormi in spiaggia non ci fa schifo. L'unico problema è che purtroppo Lillo deve tornare a casa, sennò il padre se li incula. Io devo fare le valigie perché lunedì mattina alle 6 devo partire per Valencia. Io vado dettaglio. A dormire in mansarda di Lillo. Che se Lillo non va a casa a raggiungere la mansarda di Lillo sarebbe un gran problema anche per Gianluca. Esatto. Comunque sia, la nostra avventura è questa. Se vi è divertita, cliccate su www.lilloechiozzo.com. No, non e esiste. Che in confronto The Blair Witch Project ci fa una sega noi altri. Comunque sia, questa è stata una bella serata. Ci siamo bellissimo, divertiti. Questo è il pezzo più bello. Ci siamo divertiti. Anzi, vi dirò, l'ultima mezz'ora che siamo rimasti soli io e Lillo, ci siamo divertiti anche di più. Perché ballavamo spensierati, convinti, tanto quando partiranno ci verranno a chiamare qualcuno. Perché ricordiamo, io e Lillo, che negli ultimi 6 mesi abbiamo preso sempre la macchina, abbiamo lasciato a piedi quante persone, numero? Boh, approssimativamente, facendo un calcolo dell'errore relativo e dell'errore assoluto, diciamo più o meno 0 in 2. Più o meno 0 più 0 fa 0, per cui tenendo conto che in 6 mesi abbiamo lasciato, prendendo sempre la macchina, abbiamo lasciato a piedi 0 persone, una sera che non prendiamo la macchina, siamo andati a piedi tutti e due, tenendo conto, io non so, cioè voglio dire, siamo tutti amici, siamo tutti cari e buoni, però Federica poi è anche andata in affadante il culo, invece è scleraccio pure in faccia quando ma ti chiamavo, ma è sclerato pure al telefono. Voglio dire, questo te lo puoi e anche a me risparmiare. Pure in faccia. No, però anche noi ti vogliamo bene comunque. Però voglio dire, cioè noi ti vogliamo bene. E soprattutto voglio niente. Voglio sapere quando cazzo. Cioè voglio dire, noi ci stiamo godendo un panorama come questo. Tu no, quindi voglio dire, alla fine i più fortunati siamo noi. Il senso del sarcasmo non ci manca. Sì, Dio Cristo, siamo arrivati allo stop. Adesso come fa a sapere se loro... E adesso noi speriamo che ci vengano a prendere, perché qua le macchine continuano a passare. E già è tanto se qualcuno che nessuno ancora ci ha messo sotto. E quindi... voglio dire... niente. Non è che potremmo fermarci in tena a casa tipo così. Quindi noi continuiamo la strada. Alla fine, come ha detto il saggio Lillini, pigio a piedi se l'è fatta, perché noi no? E qui concludo dicendo, anche perché pigio passò da questo stop, e qui concludo dicendo che le donne si dividono in due gruppi, le ragazze sono le così, puttane e le pure. Perché? Perché le puttane, che differenza c'è? Perché le puttane sono puttane e l'altre? E le pure. Ah.